di questa attività è Salaura e questo nome nasce da una parola dialettale che al mio paese significa, è una tela grezza che veniva utilizzata soprattutto in agricoltura ma anche in uso domestico, prodotto domestico. Veniva utilizzata per raccogliere i frutti, per mettere a seccare il grano dopo la trebbiatura, per vari utilizzi. La mia tela un po' ci assomiglia, è fatta con un filo grezzo, non raffinato, non sbiancato, poco trattato, ecco, diciamo così, fatto in modo naturale, completamente ecosostenibile tra l'altro, perché a chilometro zero, quindi raccolto nelle vicinanze, questa ginestra viene raccolta, messa a bollire, poi macerata come si faceva un tempo, per una settimana, quindi c'è un lungo periodo di attesa prima di avere il prodotto finito, sporco, poi va lavato tante volte fino a quando non raggiunge il colore giallastro, verdino, insomma, naturale. Perché nasce? Forse la ricerca, sono sempre una persona creativa, in fondo, anche se ho fatto ingegneria, sembra strano, sembrano due cose non legate l'una all'altra, però in realtà sono sempre una persona creativa. Però cercavo qualcosa di creativo, però che mi riportasse un po' alla terra, alle origini, a qualcosa, un legame antico, diciamo così. La tessitura, questo produrre qualcosa dal niente, diciamo così, da uno stelo, da un ramoscello, da una foglia, creare un prodotto finito come una tela, era una cosa che un pensiero, diciamo, che avevo tanto tempo in testa. Poi scoprire che sia stato. La produzione della ginestra non è una cosa scoperta da me, ma utilizzata da millenni perché la utilizzavano persino i fenici, ci facevano il cordame per le navi, i cartaginesi, ma anche i greci, nell'area slava, Albania, è molto utilizzata anche oggi. Sì, la ginestra è una pianta sorprendente perché si attecchisce dappertutto, anche dove c'è pochissima terra, tra le rocce, e resiste, ed è molto resistente. E il filo che ne esce infatti è così aspro e anche molto resistente, perché ha una grande resistenza questo filo. È difficile perché è un materiale, come detto, grezzo, quindi magari è difficile da associare a qualcosa nell'abbigliamento, però potrebbe essere interessante creare un disegno su una persona con questo tessuto particolare. Mi piacerebbe nell'abbigliamento, sì.